Isabella Bonfiglio, insegnante da sempre impegnata nel mondo scolastico e sindacale sui temi delle problematiche di genere, è la nuova consigliera di parità della città metropolitana di Napoli per il quadriennio 2015-2018. La presentazione è avvenuta questa mattina nella sala Mariella Cirillo della sede di Piazza Matteotti, alla presenza del vice sindaco della città metropolitana Elena Coccia, del direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli Giuseppe Cantisano e della coordinatrice dell'area Innovazione e Sistemi Organizzativi della città metropolitana Anna Capasso. Sono intervenuti tra gli altri l'assessore al personale del Comune di Napoli, Caterina Pace, il segretario generale della Camera di Commercio, Mario Esti, rappresentanti delle istituzioni del mondo sindacale e produttivo. Isabella Bonfiglio prende il posto di Luisa Festa, che ha svolto questa funzione per 13 anni. L'incontro ha costituito l'occasione per fare il punto sulla condizione delle donne, sulla concreta attuazione della parità di genere e delle tutele ad esse riconosciute sul nostro territorio, a cominciare dal mondo del lavoro. La nuova consigliera della città metropolitana di Napoli dovrà essere impegnata su tre linee di intervento di rapporti con la direzione territoriale del lavoro. Uno è l'attività di supporto alla repressione dei fenomeni di discriminazione, siano essi diretti o indiretti, in materia di pari opportunità sui luoghi di lavoro. Due, un'attività di supporto alla prevenzione dei fenomeni di discriminazione, quindi attraverso attività formative, attraverso la presenza della consigliera nella direzione territoriale del lavoro a supporto dell'ispettore di turno. E tre, un'attività sempre più di mediazione delle controversie tra datore di lavoro e lavoratrice. Le donne non conoscono realmente quali sono gli strumenti di tutela, non conoscono quali sono le istituzioni che sono preposte alla loro tutela. Quindi l'attività della consigliera deve essere anche quella di farsi portavoce e di attività formative e di conoscenza di quali sono le tutele delle donne. Ho invitato la nuova consigliera a farsi sempre più portavoce di segnalazioni sui fenomeni discriminatori alla direzione del lavoro, che è l'istituzione preposta anche alla repressione dei fenomeni discriminatori. L'attenzione si è poi incentrata sulla partecipazione delle donne alla vita politica. Le donne devono fare più politica. Per fare più politica devono avere più servizi, quindi devono poter svolgere sia l'attività politica, sia l'attività di lavoro, sia quella diciamo di cure familiare che sempre gli tocca perché così vuole diciamo la nostra organizzazione. Naturalmente se ci fossero più servizi sicuramente le donne potrebbero avere più partecipazione e questo è quello a cui dobbiamo tendere. Più donne in politica, quindi, e parità di trattamento sui luoghi di lavoro. Queste le sfide principali per un ruolo delicato e difficile. Sicuramente è un ruolo molto difficile perché nonostante gli anni di lotta delle associazioni, dei sindacati, delle donne già impegnate in politica, ci ritroviamo ad avere ancora consigli comunali o consigli come quelli della città metropolitana dove la presenza delle donne effettivamente è molto molto scarsa. Se solo immaginiamo che nella città metropolitana l'unica donna eletta è la dottoressa Elena Coccia. È un percorso molto duro, soprattutto sulla conoscenza dei diritti delle lavoratrici, spesso, che non si rivolgono spesso né al sindacato né all'ispettorato del lavoro. E quindi il compito più importante secondo me sarà proprio quello di apportare una nuova cultura della conoscenza dei diritti, della conoscenza dei propri diritti di donna, di partecipazione alla vita politica e di partecipazione alla vita lavorativa. Quindi è una strada molto in salita, però io sono certa che con la collaborazione di tutti possiamo fare grandi cose.